Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Si scopre che sono almeno 6 mesi che Salvini ha tra le mani una lista di 14 parlamentari di Forza Italia che sono pronti a fare il salto della quaglia. Il salto della quaglia sono persone che hanno fatto richiesta di entrare nella Lega, cioè hanno mandato il loro curriculum a Salvini, che è il capo dell'azienda Lega. Loro lavorano nell'azienda Berlusconi, perché attenzione, parliamoci chiaro, i partiti sono delle aziende, c'è il capo dell'azienda che è il capo politico e ci sono i dipendenti che sono i parlamentari, i senatori, questi sono i dirigenti dell'azienda. Poi ci sono i politici nelle regioni, nei comuni, no? È come se fosse un'enorme azienda strutturata. I dirigenti, chiamiamoli così, di Forza Italia, 14 dirigenti di Forza Italia, dell'azienda Forza Italia, inviano il loro curriculum a Salvini perché di solito quando uno cambia azienda è principalmente per un aumento di retribuzione e si dice di non cambiare mai un'azienda per almeno non meno del 10% di aumento. In questo caso non c'è nessun aumento di stipendio. Qui si rientra nel caso di quando uno cambia azienda anche per lo stesso stipendio perché ha capito che la tua azienda sta fallendo. Stessa cosa che ho fatto io più volte quando lavoravo nelle aziende. Quando capivo che le cose andavano male, cominciavo a mandare curriculum. No? Le faremo sapere. Se in 15 giorni le rispondiamo, vuol dire che siamo interessati. Faremo dei diversi colloqui, le faremo sapere. E così, 14 di Forza Italia mandano il curriculum a Salvini. Salvini c'ha i vari curriculum, chi è questo, chi non è questo, qual è la sua storia. Ma questi 14, ovviamente, facevano il salto della quaglia. Il salto della quaglia è proprio il cercare un posto di lavoro per la prossima legislatura. La Lega, partito in aumento, in espansione, quindi più posti di lavoro disponibili al Senato e in Parlamento. Forza Italia dimezzato nei voti, più il taglio dei parlamentari, rimangono solo i fedelissimi, che sono rimasti fedelissimi, perché gli ex fedelissimi, come ad esempio questa Laura Ravetto, che capiscono assieme agli altri che probabilmente non saranno più eletti, tentano di fare il salto della quaglia. Allora Matteo Salvini, che ha questa lista di 14 parlamentari, giovedì per mandare un segnale a Berlusconi, ha deciso di alzare il telefono e chiamarne tre: Maurizio Carrara, Laura Ravetto e Federica Zanella. Volete venire? È arrivato il momento, accomodatevi, adesso o mai più, ha fatto sapere Matteo. Queste che vi ho appena letto sono delle frasi tra virgolette, quindi se sono delle frasi virgolettate, significa che sarebbero proprio le parole utilizzate da Matteo Salvini. Volete venire? È arrivato il momento, accomodatevi, adesso o mai più. Tra i prescelti ha voluto ci fosse anche l'ex sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, uno dei volti noti del berlusconismo, proprio perché il segnale fosse il più chiaro possibile. Così è stato, e anche il passaggio dei tre ha avuto una ricaduta esclusivamente mediatica, visto che alla Camera non esiste un tema di numeri, come sarebbe stato invece al Senato. Poi sono comunque movimenti all'interno del centrodestra. Non cambia il peso del centrodestra, non cambia il peso dell'area di governo, cambia il peso all'interno dei partiti, anche se io più volte ho espresso l'opinione che, secondo me, bisognerebbe lasciare il posto ai veri leghisti, non a chi scappa da Forza Italia per assicurarsi uno stipendio, se no la prossima legislatura ti trovi 14 mercenari che non gliene frega niente della Lega, che non gliene frega niente di Salvini, magari pensano che non sia neanche buono come capo politico, ma sono lì per i 13.000 euro al mese e fanno finta di inneggiare alla Lega e a Salvini, al centrodestra.
Insomma, io preferirei dare l'opportunità di diventare senatori a tanti politici della Lega che sono lì, che cercano di emergere, che sono attivisti sul territorio, nei gazebo, piuttosto che darli a Carrara, Ravetto e Zanella, no? No? Avete visto le fotografie? Sono persone benestanti, dalle fotografie si vede quando una persona sta bene economicamente, lo si vede su. Se guardate le fotografie di queste tre persone, si capisce che sono persone che stanno bene, che stanno cercando di prolungare il loro status economico, politico. Date la possibilità a tanti leghisti attivisti di diventare veramente dei rappresentanti in Parlamento della Lega, non agli scappati da Forza Italia, no? Almeno questa è la mia opinione. Poi ci sono giochi politici che sono molto più in alto, e così. Una reazione, quella di Salvini, infastidito dai rumors su Forza Italia, disponibile a dialogare con la maggioranza su legge di bilancio, su Covid e sulle nomine. E così il leader della Lega ha deciso per la prova di forza. Così un big azzurro dice, per mettere in chiaro chi comanda nel centrodestra, avrebbe detto Matteo Salvini. Però sembrerebbe che questo non sia propriamente riuscito, perché Berlusconi dopo questo ha intensificato i rapporti con il PD, i messaggi d'amore con Gualtieri, Orlando, Di Maio che telefona a Gianni Letta, che telefona a un altro che non mi ricordo il nome, fedelissimo di Berlusconi, Di Maio che ronza intorno al cavaliere, no? Mai con Forza Italia. Di Battista dice che letame, no? Letame, popò. Ecco, insomma, avete visto che per salvare la poltrona parlano anche con quello che definivano il cavaliere nero, il nuovo duce, persona pericolosissima, no? Il cavaliere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e anche nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.